40 anni fa è nato il Servizio Sanitario Nazionale ed era nato proprio per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, senza nessuna distinzione geografica. Un servizio sanitario che il mondo ci invidia, un servizio sanitario che è assolutamente universalistico e che è stato ultimamente ampliato attraverso i nuovi LEA di tutta una serie di prestazioni che sono un diritto della cittadinanza italiana. Ma c'è un grande ma. Non tutti hanno lo stesso livello di prestazioni, quindi ci sono grandi disuguaglianze. Molto spesso si sente parlare dei cosiddetti viaggi della speranza, persone costrette ad emigrare in altri luoghi per curarsi rispetto alla città in cui vivono. Ammalarsi al sud o ammalarsi anche in piccoli paesini del nord non è lo stesso che vivere il problema della sanità in Lombardia, in Emilia Romagna, in Piemonte. Non è accettabile che in un paese ci siano differenze così eclatanti, che uno che nasca a Napoli o in Sicilia oggi abbia un'aspettativa di vita fino a 4 anni inferiore rispetto a uno che nasca nelle Marche o in Trentino. Abbiamo bisogno che tutti i cittadini siano curati allo stesso modo, che abbiano le stesse attenzioni e che si sentano realmente cittadini del nostro paese. Per questo è necessario che tutti noi ci si attivi al fine di garantire il reale rispetto in tutto il territorio nazionale della tutela della salute individuale. Cittadinanza Attiva ha proposto una riforma della Costituzione per inserire nell'articolo 117 il riferimento al diritto alla salute degli individui. La piccola grande proposta che Cittadinanza Attiva fa di modifica della Costituzione sul tema della tutela della salute è volta a rendere esigibile, come chiede l'articolo 3 della Costituzione, il diritto alla salute. Per questo io sostengo la campagna di Cittadinanza Attiva, perché davvero la salute sia uguale per tutti nel nostro paese. Io sostengo con forza e plaudo alla campagna di Cittadinanza Attiva. Per richiamare il diritto alla salute dell'individuo nell'articolo 117. Andate sul sito diffondilasalute.it e appoggiate questa campagna.